benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Io sono Gabriele. Bentornati anche sul nostro canale. Oggi siamo in Val d'Aosta e siamo a Presa d'Indie, per essere precisi, le terme di Pre. Cucci Terme. Esatto. C'eravamo già stati qui tanti anni fa. Prima dei libri. Esatto. Quindi almeno, secondo me, 8-9 anni fa. Esatto, e ci erano piaciute molto, poi appunto tra Covid, bimbi, una cosa e l'altra, non eravamo più riusciti a venire e siamo tornati, sicuramente un'esperienza molto bella. Sì, oggi siamo ritagliati un po' di tempo per relax per noi. Esatto, e quindi se volete avere qualche informazione di più sulle terme, mi raccomando, guardate questo video, condividetelo con i vostri amici, se poi questo video vi piace metteteci un like e se volete attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ora si va con la sigla. Buon appetito! Ragazzi, l'ultima volta che eravamo venuti qui a Pre sarà stato circa 8-9 anni fa, di cose ne sono cambiate parecchie, ma una cosa che ricordo proprio fissa, indelebile, è lo yogurt, che qua hanno uno yogurt veramente fantastico e quello è rimasto, è veramente buono, se venite dovete assolutamente assaggiarlo. E allora abbiamo terminato il pranzo e... anni fa era compreso nel prezzo, invece a pagamento sono due menù diversi, non è che cambia molto, sono uno 28 e l'altro 32 euro a testa, e in quello del 32 ci sono anche i primi caldi. E poi comunque c'è un ampissimo, direi molto ricco buffet. Salumi, formaggi, tutto necessario, insalata. Per un'insalata. Sì, c'è anche il vino. Focaccine, pane integrale, yogurt. Yogurt. Dolcini, torte con le creme, sì, c'è decisamente tanta roba. Quando eravamo venuti che era compreso non c'era così tanta scelta, c'era più, però posso dire, secondo me era più adatto, c'era più frutta, verdura, giusto, sedano, la carota, la mela e lo yogurt, però secondo me ci stava di più come wellness lunch, c'è qui tutto tranne che wellness, salumi, formaggi, cioè, ciao. Però vabbè, per carità, ce n'è, cioè puoi fare tutti i giri che vuoi, quindi sì. E poi c'è anche, invece questo compreso nel prezzo, bisogna prenotarlo all'ingresso, però è diciamo gratuito, la possibilità di fare l'aperitivo. Sì. Oggi c'era posto solo alle 16, quindi... Sì, quindi dobbiamo fare qualcosa per smaltire sto pranzo, perché io sono piena. Sì, abbiamo mangiato. Mettiamo un po'. Bene. Continuiamo la nostra giornata, andiamo a vedere se troviamo anche magari un po' di turco. Esatto, si va. Ragazzi, siamo nella vasca principale, devo dire che noi eravamo già stati qua un bel po' di anni fa e nevicava, era anche lì, penso dicembre o gennaio, nevicava parecchio, è veramente particolare, mi ricordo che nella sauna qua dietro, avevamo fatto la sauna, poi ci eravamo buttati nella neve. Avevano fatto un evento di sì. Dove c'era l'addetto che sventolava l'asciugamano con gli aromi, profumati. Esatto, bello. Adesso non abbiamo ancora capito se lo fanno ancora, se c'è,
Comunque, intorno alle 15.30 andremo a fare qualcosa con i funghi, se non proviamo. Sbaglio. Esatto. Perché questi non sono prenotabili, bisogna andare lì un po' prima di capire se c'è. E comunque, quando eravamo arrivati e nevicava, ne era venuta veramente tanta di neve. Se troviamo una foto, ricordo che avevamo fatto la foto, eravamo già col camper e avevamo fatto la foto alla neve che praticamente arrivava quasi alla metà portiera del camper. Sì, avevamo dormito qua e appunto al mattino ci eravamo svegliati ricoperti di neve. Che meraviglia. E tu hai sceso dal finestrino e con lo scopo avevi tolto la neve, ti ricordi? Sì, sì, sì. E comunque era stato bello anche in quell'occasione. E questa comunque la vasca principale, ma ovviamente all'aperto, e tra l'interno e l'esterno c'è la possibilità di fare fino a 40 trattamenti, sono 40 diverse attività, diciamo. Questa è la vasca principale, poi ci sono delle jacuzzi un po' più in là, laggiù c'è un'altra vasca e anche all'interno qua ci sono gli idrogetti e la cromoterapia. C'è anche una vasca più là, mi sembra di ricordare, che quella che quando metti la testa sott'acqua si sente la musica. Sì. Però non siete ancora perché non siamo andati. Non siamo ancora andati, esatto. Quindi bene, adesso continuiamo a rilassarci. Stiamo andando adesso in un'area nuova, perlomeno per noi, non ci eravamo mai stati, ed è la veranda dell'Ancien Casino, che è questa qua. C'è il percorso per i piedi, più che tutto vogliamo andare a provare la piscina sensoriale. Cambia colore, vediamo. Ragazzi, una cosa interessante, vedete tipo quella struttura lì, all'interno si possono appendere gli accappatoi e non tutti, ma molti sono anche riscaldati. Quindi anche se uno lascia l'accappatoio all'aperto per mettersi in piscina, poi l'accappatoio lo ritrova caldo. Ragazzi, dietro di me c'è il bagno di fuoco. Ragazzi, scrub fatto, adesso andiamo a prenderci una tisana o qualcosa da bere e poi andiamo in una sala relax. Allora ragazzi, inutile dirvi che il tempo qua vola e abbiamo già fatto un po' di sale relax, siamo andati anche in quella con le sedie appese, abbiamo fatto lo scrub, abbiamo fatto la sauna del fieno, abbiamo fatto la sala del sale e adesso sono quasi le 4, quindi andiamo ancora di mangiare a cambiare l'accappatoio e ci aspetta l'aperitivo, sì. Aperitivo time, andiamo a vedere. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla Periterme e ci è andato già una piccola, direi, assaggio di alcuni prodotti, poi c'è il prosecco, abbiamo preso un rosé e poi ci sono delle varie pizzette, cosine fritte, interessanti, mi trova poi da bere, c'è anche la Campari, assaggeremo anche qua un po' di cose. Peccato un po' l'orario perché alle 4 è un po' presto, però c'era solo questo orario. Eccoci ragazzi, anche l'aperitivo è andato e carino, ci ha dato un vassoietto con appunto del salame. Un vassoietto già pronto con un pezzo di frutta, un pezzo di grana, un pezzo di salsiccina e poi c'era un piccolo buffet di pizzette, panini, è stata una dieta.
E anche fritti. Sì, c'era un po' di fritti. E poi c'era crodino. Banco bar. Prosecco. Prosecco, acque varie, aromatizzate. Carino. Quindi sono quasi le 5, adesso ci rilassiamo ancora un po' e facciamo ancora qualche bagno, qualche sauna, vediamo un pochino e poi torneremo a casa, tra un po' si torna poi a casa. Sì, prima o poi ci tocca. Peccato, si sta bene. Sì, vabbè, però una giornata era da un po' di anni che non lo facevamo. E boh, dai. È una giornata... Torniamo tutto il giorno. Eccoci qua ragazzi, è calata la sera, sono circa le ore 19 e anche qua l'atmosfera è magica, anche di sera l'atmosfera, anzi ancora di più la sera, l'atmosfera diventa magica con tutte le piscine illuminate e tra l'altro oggi c'è la luna piena, quindi fantastico. Lassù invece vediamo, probabilmente è un rifugio, potrebbe essere lo Skyway Monte Bianco perché proprio là dietro c'è il Monte Bianco e quindi siamo ormai quasi giunti al termine di questa giornata, sicuramente molto rilassante, molto piacevole e quindi penso che ci ritorneremo. Adesso doccia, ci cambiamo e poi si torna a casa. Flash rossa, esatto, siamo vi salutiamo. All'ingresso, noi vi salutiamo o all'uscita, stato... dipende dai punti di vista, noi purtroppo all'uscita, ma c'è ancora qualcuno che entra adesso? Sono le 7, c'è gente che sta... 19.30, sì. Vabbè, comunque noi abbiamo un po' di strada da fare, meglio che torniamo. Giornata bella, una bella giornata di relax, rilassante, ci stava, sì. E diciamo che rispetto all'ultima volta che eravamo stati, quindi 8-9 anni fa, un po' più commerciale, sono cambiate un po' di cose, sono meno eventi, l'altra volta forse era un po' più curato, anche la sera c'erano le candele, adesso invece non è che buio, c'è l'illuminazione elettrica, però c'era un'atmosfera un po' più ricercata, un po' più particolare, comunque è sempre una bella esperienza, quindi noi lo consigliamo. Possiamo continuare a consigliarlo. Noi adesso vi salutiamo, ce ne torniamo a casa, ci vediamo al prossimo video, ciao.